Benvenuti su 5 pane e 2 pesci, avventura di provvidenza quotidiana. Oggi parleremo della sfiga e di come superarla. Vai! Bentornati, io sono Francesco di 5 pane e 2 pesci. E io sono Alessandra. Oggi parleremo appunto della sfiga universale che ti attanaglia. Allora, che cosa è successo? Siamo partiti con questo programma, Avventure di Provvidenza Quotidiana. Siamo partiti con insomma grandi aspettative, abbiamo fatto la novena, ci abbiamo pregato tanto, ci siamo coordinati con Radio Maria di New York, con i ragazzi là a Telemater, abbiamo pensato gli argomenti. Mi ero scritta un foglio con tutto il video, con tutto quello che bisognava dire. Volevamo fare un promo, volevamo fare la pubblicità, quello, volevamo spammare l'universo di questa cosa che stava partendo, che era una cosa bella. E guardando un film sul divano mi alzo senza ciabatte, sbatto al tavolo e Alessandra sì, e mi rompo la luce. Sì, la cosa che però è stata allucinante, che cioè è bellissimo, noi abitiamo in mezzo al nulla, in questo paesino fantastico della Basilicata, in mezzo al niente, tutto e niente, tutto niente, niente qua, niente fuori, niente, niente dappertutto. Però che succede? Che il primo ospedale è a 45 minuti, quindi vigilia del primo maggio andiamo a questo ospedale alle 10. Alle 11 siamo arrivati. Siamo arrivati alle 11, arrivi lì, la guardano. No, non ne vale la pena, ti faccio un controllo. No, ma sei incinta, ma come facciamo a farti la... No, ma figurati, col dito penzoloni da un lato. C'era un dito così... C'è un dolore cane. No, vabbè, ma l'ortopedico. No, no, ma l'ortopedico. Ma perché? Ma una lastra, no, ma sei incinta. Andiamo a Potenza. No. Ma questo, ma per te. No, l'ha chiamato la dottoressa, dice no, non c'è. Non c'è, non hai speranze, non anche se vai fino a lì, non hai. Torniamo speranze. Domani, primo maggio. No, ma domani sicuramente non c'è nessuno. Insomma, abbiamo scoperto che non c'era un ortopedico disponibile in turno in tutta la Basilicata. Fondamentalmente. E la mattina del primo maggio siamo andati all'ospedale di Potenza, dove miracolosamente ci stava un ortopedico. Anche là non ti volevo fare la lastra, però. No, vabbè, anch'io non la volevo fare, però, insomma... La lastra va fatta. Va fatta per forza. Va fatta. Facciamo la lastra e gaudium magnum e... Il dito non è lussato. È rotto. E quindi non me lo devono prendere, tirare e rimettere senza anestesia, che non lo posso fare. Ma è solo rotto, quindi sì, felicità. La falange del prossimale. Felicità, non devono operare, non devono fare niente. Eccetera, eccetera. E niente, quindi torniamo a casa, insomma, poi nel pomeriggio lei completamente distrutta, tutto questo sfranta. Con un dolore immane. Sì, incinta, che non insomma... Per fare le scale è stata l'impresa, è stato più facile trasportare il pianoforte. Quindi tutti i nostri programmi in fumo, cioè noi volevamo fare tutte queste belle cose, cioè c'eravamo preparati, in più ieri, cioè il giorno prima, insomma, ieri volevamo fare... No, l'altro ieri volevamo fare questa cosa bellissima. È andato tutto così, niente. Un grande classico comunque, sì. Quando dobbiamo fare una cosa... E infatti da qui abbiamo preso la palla al balzo. Io ho scattato questa bellissima foto che non vi dico cosa stava facendo Ale con la mano, perché ho messo un emoticon sopra. Perché rompi le scatole. Indovinate, mentre io sono all'ospedale e stavo morendo, cioè... Quindi la spingo io la carrozzella, ci siamo fatti una risata, grande Checco. Ciao Checco, grazie! Facciamo questa foto, insomma, e diciamo che questo programma inizia il primo maggio. Con la foto di noi all'ospedale, grande promo. Grande promo, e però lì è partita un po' la cosa importante, no? Che è stata, e se fosse una grazia? Cioè, ogni volta che facciamo qualcosa di bello, un corso, un'esperienza, sempre... Sempre. Che succede? Qualche disastro. Ci si ferma la macchina e non si sa mai il motivo. Macchina in fumo una volta. Cioè proprio andavamo tipo la... Sai tipo il pinguino quando deve seminare... anzi il Joker quando deve seminare Batman, che spinge il bottone, tutto il fumo dietro di noi.
Però poi non c'aveva niente, Però poi non non si c'era capiva. niente. Corso, uno dei primi corsi che abbiamo fatto dell'amore chiama, l'amore urgente, a Sacrofana a Roma, sciopero generale dei treni. Ed era fuori Roma. Sì, chiaramente non si raggiungeva facilmente, ci volevano i mezzi, sciopero generale, tutti hanno, Un altro si sono uniti a corso, questo sciopero, quindi impossibile da un raggiungere. altro corso, una coppia che doveva venire a fare una testimonianza. Praticamente la mattina ci chiamano mentre noi stiamo chiudendo la macchina con i bagagli, dicendo la bambina sta male, Febbre febbroni, contundente, non so che quindi non possiamo cosa. venire. Quindi non posso, quindi questo, ma mille, mille, mille cose, Mille, mille boh, cose, mille queste cose. sono quelle che ti vengono in mente Mille all'ultimo. cose. Per la marcia, l'estate scorsa, l'abbiamo fatto Basilicata coast to coast. Che cosa è potuto succedere? L'ultimo, ve lo dico. Ciao Don Giovanni, che oggi non ci sta qui con noi. Don Giovanni, che doveva partecipare e ha partecipato con noi al ritirone dell'amore chiama a Lago Negro, il giorno prima mi chiama Fra. Prega, perché le persone che mi devono sostituire Per per dire dire la la messa messa. Vabbè, d'Anglona, tutte e due si sono dimenticate, non ci sono più. Io non so più come fare. Cioè, gli intoppi, gli intralci, gli inciampichi, gli sfighe, la sfiga, tutte, tutto. sempre. Infatti, questo periodo non sta succedendo un Non granché. stavo dicendo Abbiamo granché. detto come mai? Come mai? Forse non stiamo facendo la via del Signore. E Perché infatti. ci sta questo bellissimo passo? Perché diciamo queste cose? Perché c'è questo bellissimo passo del Vangelo, no? Che dice: chi mi seguirà, No, no? dice la È la provvidenza, provvidenza, sì. che tutti dicono, ah, a me la provvidenza non mi arriva, invece a voi sì, come mai? No, perché dice, innanzitutto pensate al regno di Dio e il resto vi sarà dato in aggiunta 100 volte tanto insieme a Insieme a esecuzioni persecuzioni e non e so. la vita E la vita eterna. eterna Cioè, poi. però questa cosa di pensare prima al regno di Dio e che dopo ci sono pure persecuzioni se la dimenticano quasi tutti. Però, mamma mia, quanto sei esagerata. Mo' secondo te e ti sei rotto il piede perché è una persecuzione. No, vabbè, io non sono di questi fatalismi. Però c'è da dire una cosa, che quando si fa una cosa bella. Il segno che è proprio volontà di Dio e c'è sempre un intralcio, è proprio la prova del 9, insieme alla Insieme alla provvidenza. provvidenza, c'è questa cosa qua che noi siamo abituati a vedere questi fatti sfortunati, spiacevoli, sempre con una connotazione negativa, no? Sempre con un modo, porca miseria, perché è successo? Ti arrabbi oppure ti scoraggi. Però la cosa che è interessante è questa, noi diciamo sempre che quando ci sta un intralcio di questo tipo, mentre stai facendo una cosa bella, probabilmente è perché stai dando fastidio a quello del piano di sotto. Sì, e in più devo dire che in tutte queste cose, in tutti questi intralci, in questo caso ancora non lo so qual è il motivo. Dopo la soluzione che viene fuori dopo è più bella di È quella più che bella di prima, aveva. no? È più bella di prima. Assolutamente, assolutamente. Cioè, quando. Ma è ragionamento è abbastanza logico, no? Cioè, se tu stai facendo una cosa bella per il Signore, ma è naturale che arrivino gli impedimenti, no? Cioè, che è tutto liscio, che ti pare che la vita di Gesù era tutta liscia quando agiva, quando faceva quello che ha fatto, la morte che ha fatto, eccetera, eccetera. Quindi, quando stai L'hanno facendo ammazzato. Sì. Quando stai facendo qualcosa di veramente bello per il Signore, con convinzione, che ci hai pregato, che vai avanti così, spesso, non sempre, spesso però, per noi quasi sempre, arrivano gli impedimenti. E gli impedimenti devono essere un po' tipo lo scudo di Wonder Woman quando salta sopra il campanile, no? Cioè, è il trampolino di lancio. Prendere questi impedimenti, queste difficoltà e rigirarle a tuo favore. Tipo, mi ricordo quella coppia che non è potuta venire, di carissimi amici al corso. Noi disperati abbiamo chiamato una coppia che non conoscevamo molto bene, però che, diciamo, questi qua, che stimavamo molto, però non conoscevamo bene la loro storia, di No. quell'argomento là in Sì, particolare, certo. di cui avrebbero dovuto parlare. E questi qua sono arrivati all'ultimo secondo, proprio all'ultimo secondo, tutti e due avevano quel giorno libero Solo quel giorno libero, incredibilmente. eccetera, Ed e erano proprio lì e hanno spaccato. hanno detto delle cose che veramente incredibili, fantastiche. Hanno spaccato.
No, adesso che ho detto alla mia amica che stavo così col piede rotto, lei era felicissima. Perché siccome gli ho mandato la bozza corretta finalmente del primo capitolo del libro, mi ha detto che le è piaciuto da morire e l'ha letto in una notte e l'ha riletto due Parentesi, famoso libro sulle delle relazioni ambigue. ambigue. E quindi lei mi ha detto, quindi adesso è il tempo di scrivere quell'altro, il secondo capitolo, cioè è il tempo di correggere, perché ho scritto tutto, è il tempo di correggere così me lo mandi. Sì, l'idea di Alessandro sarebbe di finire tutte queste bozze e controbozze per luglio, prima che viene No, la ci nuova siamo quasi, ci arrivata. siamo quasi, ci siamo. Ma quindi adesso finalmente così scrivi il libro? Sì, finisci di scrivere. In effetti l'unica cosa che posso fare è scrivere Sì. E da questa posizione. da qui nasce una domanda. E se fosse una grazia? È la domanda che ci ha salvato il matrimonio, cioè non è proprio una domanda. Ah, ci abbiamo fatto la maglietta, guarda. E se fosse una grazia? Cioè, secondo me nella vita si possono vedere le cose in due modi. Uno, madò che sfiga, tutte a Tutte a me. me, però mamma mia, E che guarda qua, cavolo, maltrattate. per aver sbattuto il piede per una volta che non mi sono Che messa le sì. ciabatte perché ero infuriata, nera, Va arrabbiata. bene, tutte queste. Mi sono rotta la falange. Mamma mia, è proprio a me mi succede Mo quella che ero cosa. incinta, non posso scendere le scale, non ce la faccio. Me E io con questo padre, io con questa storia, io che io con sono nata in questa questo posto, io fidanzata, con questo lì, con marito. questa moglie, con quei figli, con mia suocera. Però invece uno può avere un dubbio sempre. E se fosse una grazia che proprio sei nato là, che c'è quel padre là che ti sei rotto il piede così mentre eri incinta. Che ti ha lasciato il fidanzato in quel modo là. E che tuo marito è proprio così insopportabile. E se fosse. Beh, quello della suocera non lo posso dire se è una grazia alla suocera. No, questo non ce la Vai faccio a dirlo. avanti. Anche se una volta l'ho detto. No, l'hai detto già, quindi vai L'ho avanti, vai. detto già. E se fosse una grazia che il Signore ha indurito il cuore del faraone? Perché a me mi colpisce un sacco perché dico, Madonna, ma questa è una bastardata. Il Signore ha indurito il cuore del faraone per mostrare la sua potenza, così che quelli si sono trovati davanti al Mar Rosso, fra il Mar Rosso e l'esercito, e Esodo, stavano crepando. sottotitoli per i non leggenti. Esodo. Esodo, quando il popolo Mosè. di Israele si trova di fronte al Mar Rosso con il mare davanti, l'esercito degli egiziani infuriato dietro. E c'è scritto il Signore, prima il faraone li lascia andare, poi dice il Signore indurì il cuore del faraone e quindi lui dice no, li manda l'esercito contro. Quindi questi si trovano fra l'esercito e il Mar Rosso e io dico, Madonna, che Il bastardato. Signore Indurì indurì il il cuore del cuore faraone per per. mostrare la sua potenza. Dico, no, non si può vedere. E E così grazie a questa cosa si aprì il Mar si aprì, Rosso. sperimentarono il Mar Rosso che si apre, quindi. E se fosse una grazia il cuore del faraone indurito, che Esatto. fa la bastardata? Questa frase, se fosse la grazia, in realtà l'abbiamo copiata da Don Fabio Rosini. Sì, cioè, anche qua, piccola postilla, copiare le cose di Dio. Sempre potete copiare sempre le cose di Dio, sempre, perché come dice Padre Giovanni, non sono cose mie, sue, di quell'altro, ma sono di Dio. Quindi copiata la frase di Don Fabio Rosini, e se fosse una grazia, un giorno a messa raccontò questa storia. Raccontava storie assurde, tipo che c'era questo giornalista che le avevano rubato il lavoro, così che lui non poteva andare avanti nella sua carriera e poi era costretto a stare a casa una Era stato settimana, insomma, costretto a stare a casa una era settimana. arrabbiato nero e Don Fabio le ha detto, perché è alto 2 metri e grosso pure, che se no io non gli avrei Forte, detto un mai, uomo le forte. ha detto, e se fosse una grazia, perché Quello non gli ha menato. alto 2 metri? E forse anche perché era prete, magari per rispetto. Per Se glielo rispetto. dicevo io, già stavo No. all'ospedale io invece che lei. E dopo una settimana quest'uomo torna a casa, Tornano a casa, torna da Don da Don Fabio e Fabio. dice: guarda, veramente è stata una grazia, non puoi capire perché stando a casa una settimana mi sono reso conto di non avere una relazione con mio figlio, perché il figlio diceva: mamma, papà piace il gelato, mamma, papà vuole uscire, mamma, papà gli piace questo film.
E quindi il bambino non parlava mai col papà perché il papà non c'era mai e quindi non si relazionava mai A un con certo lui. punto il papà ha detto. Ma com'è che questo non parla con me? Deve dire mamma, ma papà. E quindi è vero che ha perso il lavoro, un'occasione, però ha Ha guadagnato riacquistato una relazione con il con il figlio. figlio, cioè c'è paragone. Quindi se fosse una grazia quell'ingiustizia, Che hai subito? quella sfiga che chiami sfiga, quella cosa mai io a me che mi si piglia. Ci abbiamo fatto le magliette, tanto è diventato il nostro leitmotiv. Come ha detto Alessandra prima, ci ha salvato il matrimonio. Adesso siamo nella fase in cui Non lo mi devi raccontare. devo raccontare che ci sono fatti matrimonio. Vabbè, chiaramente tutti ti guardano e dicono: Madò, che bel marito, quanto Che intelligente, bella coppia. che bella Quanto coppia, intelligente quello si può dire, però che bella che bella coppia. coppia, proprio una persona, Sì, sì, proprio. sì, 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 sì. vorrei vedere chiunque a posto mio un giorno intero qua con te. Poi faccio vedere io che bella coppia. Quando siete belle. Così che dopo noi la crisi del settimo l'abbiamo fatta al terzo perché siamo sempre veloci e al terzo anno di matrimonio ci volevamo lasciare, almeno io sicuramente. E mentre guardavo i voli per svignarmela, i voli aerei, mi frullava in testa questo dubbio, queste storie di Don Fabio che raccontava. Innanzitutto eri arrabbiato con tutti. Con me stessa, con te, con Dio, con i padri spirituali, col pianeta Terra, Con cioè la Chiesa, con con la Gesù. Chiesa. Per fortuna abitavamo in Francia e quindi ero Eravamo lontani da lontani tutti. da tutti perché sennò penso avrei fatto qualche scenata, non lo so, Sì. Che qualche di cui c'è cioè, delle cose. poi ti saresti pentita Sì. forse. E quindi là però non c'avevo la fede di credere nel matrimonio perché non avevo capito niente. Però avevo un dubbio, se fosse una grazia, cioè, qui le cose sono due, o è proprio una fregatura, perché qua mi sono fregata io, mi hanno fregato tutti, mi ha fregato Dio, questa è tutta una fregatura, oppure se fosse una grazia, oppure forse c'è qualcosa che oltre, che ancora non ci sono arrivata, come adesso non ho ancora capito qual è la grazia in questa cosa, però quello che ho capito... Dopo tante volte nella mia storia che è successa questa cosa, che sicuramente anche un dito rotto in gravidanza e adesso è un problema, perché non, neanche un bicchiere d'acqua riesco a... Hanno già scritto i messaggi. Francesca, allora continui a passare lo straccio. Ho detto qua tutta la vita E no, già lo praticamente. facevi, adesso mi Ma devi portare pure mo è proprio l'acqua, Enterprise, mo è proprio sicuro, mi faccio solo devi quello. vestire, cioè non sono capace a fare niente. Però so che c'è una grazia perché nel nostro matrimonio, dopo ho scoperto che quella è stata Quella quella difficoltà che crisi, abbiamo vissuto. è stata la grazia più grande del nostro matrimonio. Innanzitutto per me, proprio personalmente, perché mi ha fatto vedere delle ferite enormi che avevo e quindi là ho dovuto scegliere se metterci mano oppure dire no. Quindi ricucire tante cose, lavorare su tante cose molto grosse e Sì. profonde. E poi è stata una vera scelta sposarsi di nuovo perché non è che uno si sposa una volta, È una scelta che si fa. tante volte. E sposarsi a 20 anni, sposarsi adesso a 33, sposarsi durante una crisi dopo 3 anni di matrimonio sono Per noi quello è stato il tante punto. Quello è volte. stato il punto. Non voglio dire di non ritorno perché non, cioè, già il matrimonio è il punto di non ritorno, però in qualche maniera lì l'abbiamo fatto nostro, Lì ci siamo veramente. sposati veramente, Quindi coscienti, lì eravamo lì eravamo coscienti. coscienti. Cioè, questa grande sfiga, questa grande difficoltà, sofferenza che stiamo vivendo come coppia, in realtà è stato il trampolino di lancio che poi ci ha veramente resi maturi, resi più pieni, resi consapevoli del sacramento, del matrimonio, di quello che stavamo facendo, di dove volevamo andare. Lì si sono messe un po' le fondamenta di tutto. E tante volte, per esempio, io ho detto: Madò, siamo degli sfigati, non ci possiamo. Cioè, vedevo in Germania tutti col BMW e noi c'avevamo la macchina sempre rotta. Rotta. Io Sempre dicevo: quella col fumo nero dietro, che ci suonavano in del gioco. autostrada. Dicevano: No, guarda, fumo, Fumo, sì, lo sappia, questa ci abbiamo. Macchina del Joker, siamo macchina del Joker. E mi sentivo comunque sempre una sfigata perché dicevo, ma comunque noi lavoriamo, ci facciamo un mazzo così, ma com'è possibile che non ci possiamo permettere manco la macchina?
E alla fine ho pensato, vabbè, ho visto, e se fosse una grazia pure che non mi posso permettere la macchina, questa precarietà di non Sì, sapere sì, dove sì. vivere, non sapere che lingua parlare, di cambiare nazione ogni Sì, 4-5 anni sì, sì, così, sì, 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 sì. c'era, sembrava la sfiga più sfiga di Un po' tutte. sì. In realtà oggi dico, cacchio, è stata veramente una grazia, nonostante è stata comunque, cioè, dolorosa, faticosa per tante cose, come anche il mio piede. Oggi ridiamo e scherziamo Dolorante, perché non mi è fa tanto dolorante. Voi non lo male. vedete, sta lì tutto bello incerottato. Però fino a ieri, vedevi i sorci verdi Questo discorso del se fosse una grazia praticamente è uno dei temi centrali dell'esperienza che abbiamo portato in giro per l'Italia con l'Amore Chiama Tour. Cioè questa cosa qui del riprendere la propria vita e soprattutto le proprie storture, le proprie difficoltà, i propri fallimenti proprio come punto di partenza. Ma guardate che questa cosa qui alla fine è proprio il kerygma, è proprio la parte centrale dell'annuncio cristiano. Ma io penso che se uno non vive la vita pensando se fosse una grazia, forse non. Io penso che fino a quel punto in cui l'ho cominciato a capire questa cosa qua, non ho vissuto una vera vita cristiana. Vero. Perché, cioè, in fondo, se la sfiga non viene messa sotto una prospettiva di grazia, cioè Gesù Cristo è Sì. morto, che è una grandissima sfiga, no? Certo. Se non viene messa sotto la visione di una risurrezione, è veramente solo una sfiga. Allora Sì. Dio che ti cambia. A No, no, me infatti. non mi cambia niente, se no. No, essere il ciondolino che metti Cioè, lì mi sentivo in una brava macchina. ragazza. Però poi Assolutamente. a un certo punto non lo so quanto sarebbe durato. La prova della sfiga, ho detto magari in termini più, diciamo, teologici, la prova proprio della morte e tutte queste cose qua, in realtà è il percorso fondamentale che devi affrontare per poter poi vivere pienamente la grazia di Dio. È un discorso che, non, cioè, a parlarne, adesso ne abbiamo un po' riso e scherzato, però, cioè, a parlarne non è che si coglie veramente fino in fondo, finché non lo vivi. E quando lo vivi, poi là veramente entri in questa pienezza di vita, perché quando uno dice nel kerygma la morte è morta, vuol dire proprio questo, vuol dire che, come è scritto anche nell'Antico Testamento, camminerai su aspidi e vipere, cioè camminerai su cose che sono tremende e che in una situazione normale moriresti, ma invece vai avanti, anzi. Prendi quello come punto di partenza per un nuovo passo successivo. Ma questa è la grande rivoluzione. Praticamente, ci tengo a sottolineare questa cosa, praticamente il mio piede mi ha fatto un male cane, Sì. ho pianto come ieri mattina, ho pianto come una bambina, ma veramente fra il dolore non riuscivo ad andare in bagno, non abbiamo architettato, cioè non, neanche lui riesce a prendermi in braccio, non so, per portarmi in bagno, e quindi proprio i pianti per arrivare fino in bagno sono stati tragici. Passi. Quindi vuol dire che ti senti è una È un fatica, dolore. è un dolore vero, c'è cioè una crisi matrimoniale, un piede rotto, Una una perdita di perdita. una persona È un dolore cara, vero. il fatto di sentirti sfigata per qualche motivo, incapace per altre qualsiasi cosa, dilla tu la tua, è un dolore vero, cane, fa male da morire, Assolutamente. però è anche una difficoltà perché veramente adesso non sappiamo come fare, cioè c'è mia mamma ma Sì, lavora, un casino. non sappiamo come, perché non, lui parte domani per andare a un matrimonio, io non so come cucinare, Ciao Jessica, ci vediamo domani. io non so come cucinare, non so come badare i bambini, io non posso uscire di casa, un bordello, è una fatica, ma sono certa che è una grazia, che devo scoprire, Sì. non lo so dove sta la grazia, ma so che c'è È un'occasione. un'occasione. E questa cosa la posso scoprire soltanto nella relazione con Dio. Assolutamente. Non ci sono altre cose. Oppure penso è una sfiga e mi piango addosso. Va bene. Però non mi piace, un po' mi scoccio. No, no, la fede cristiana è l'unica esperienza che ti parla, questo lo dice Padre Giovanni, è l'unica esperienza che sa parlare della morte e ti sa venire incontro nella sofferenza e ti sa veramente risollevare dalla sfiga. Quindi la sfiga, no. Non esiste. Nine. No, la sfiga è un'occasione, è un e se fosse una grazia. Questo qua è assicurato.
anche se mi rendo conto che in alcune situazioni è difficile credere e potrebbero anche essere prese come offensive queste parole nostre, ma in realtà credici, è veramente, è la tua occasione. Va bene? Bene. Allora, aspettiamo che guarisce questo piede e ci vediamo la prossima settimana. Ciao! Ciao. Grazie per essere stati con noi. Per proporre un argomento, lasciaci un messaggio su Instagram. Per approfondire, vai sul nostro blog all'indirizzo 5p2p.it. Buon cammino!